Amici di Monolite Notizie, siamo a Cave, nell'anfiteatro a Cave, dove vi racconteremo il Palio della Pace, 29esima edizione. Ma prima di tutto andate qui sotto nei commenti, lasciate una valanga di cuoricini per Monolite Notizie e per queste squadre che si stanno contendendo il Palio di Cave e soprattutto condividete, condividete, condividete! Lo giurate voi? Giuro! Siamo a Cave insieme all'assessore alla cultura, la dottoressa Silvia Baroni, per raccontarvi l'ultimo giorno importantissimo della rievocazione storica Trattato di Pace a Cave, firmato tanti anni fa. Oggi si mantiene questo patrimonio attraverso la rievocazione, assessore. È un'edizione importante perché si nota la crescita, comunque la voglia di andare avanti. Una tradizione importante perché per Cave il 1557 segnò un momento importante, perché il 13 e 14 settembre qui a Cave nel Palazzo Leoncelli è stata firmata la pace, una pace importantissima che ha segnato la fine di una guerra sanguinosa per l'egemonia della Via del Sale. Ovviamente una ricchezza importante, quindi una guerra tra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie, supportate dalla Francia, lo Stato Pontificio, e dalla famiglia Colonna, il Regno di Napoli e delle Due Sicilie. Quindi qui a Cave è stato scelto questo
nostro territorio come territorio neutrale proprio per sancire questa pace che poi è stata finalmente definitivamente siglata nel paese di Le Cateau-Cambrésis in Francia nel 1559. E che dire, vedere tanto movimento è importantissimo, il direttivo del Trattato di Pace sta dando tanto per mantenere viva questa manifestazione, però dobbiamo cercare di coinvolgere i giovani, perché questa è una tradizione che deve andare necessariamente avanti, e quindi dobbiamo far sì che questi giovani partecipano sia come ovviamente figuranti, ma proprio anche nell'organizzazione. Vediamo che questo anno, ma anche l'anno precedente, ha visto la partecipazione di tanti giovani all'interno del, proprio come braccio lavoro, volontari all'interno di questo trattato di pace.
Amici di Monolite Notizie, è stato appena proclamato il vincitore di questo 29esimo Palio della Pace a Cave. Siamo in compagnia del primo cittadino, Angelo Lupi, sindaco. Finale con i botti, nuovo di Archibugeri, si è giudicato il 29esima edizione, in questo caso la contrada Rocca di Cave. È stata una manifestazione bellissima, ha attraversato tutte le strade del paese, un corteo di contradaioli, arcieri, balestrieri, un mondo di colori, tantissima gente. C'è grandissima soddisfazione per noi qui a Cave, per questa bella associazione che di anno in anno migliora. Noi l'abbiamo sempre sostenuta, non faremo nient'altro che già dalla prossima occasione, in questo caso il 30esimo, di far sì che ci sia ancora qualcosa di migliore nella nostra città di Cave. Simbolicamente oggi è un trattato di pace e l'augurio che la pace arrivi un po' dappertutto in questo momento particolarissimo, no? Che stiamo vivendo ormai da qualche anno. Quindi viva l'associazione Trattato di Pace, viva la nostra comunità di Cave, viva tutte le contrade di Cave. Amici di Monolite Notizie, siamo insieme al direttivo dell'associazione che ha realizzato questo splendido evento, in particolare insieme al presidente Massimiliano Scarozza. Emozioni a caldo, abbiamo dietro la contrada vincitrice. Beh, grazie a tutti, è veramente una grande soddisfazione. Poi in particolare siamo contenti per questa contrada perché se lo merita veramente. Quest'anno ha fatto un lavoro particolare rispetto a tutti gli altri anni, quindi se lo meritano, se lo meritano, se lo meritano. Grazie e viva Rocca di Cave! Viva Rocca! Allora, nome e ruolo. Ciao, sono Cristian, sono un consigliere del direttivo. Sei stato la voce di questo palio. Sono stato la voce, è quasi terminata adesso. E ormai sono più di qualche edizione che sono la voce del palio. E che dire, auguri alla... Ho la pace in mano, praticamente mi hanno ridato i figuranti che hanno sfilato, mi hanno ridato tutto ciò che era parte della parte storica, diciamo, del trattato di pace, della firma. E poi i complimenti alla contrada vincitrice che si è aggiudicato questo palio. Ringraziamenti a tutte le contrade, vero? Beh, assolutamente sì, sono sette bellissime contrade, ognuno ha fatto il proprio compito, ognuno ha portato i suoi figuranti con le proprie figure, bravissimi gli arcieri e balestrieri, complimenti a tutti, in particolare alla Rocca di Cave che quest'anno, grazie alla priora, e ha fatto un bellissimo lavoro. Ultima parola a chi ha disputato anche i giochi, no? Abbiamo visto che Cave si contraddistingue per gli storici balestrieri, giusto? E arcieri. E arcieri. Mi congratulo anch'io con la contrada Rocca e chiedo scusa che sono stato un po' un responsabile dei giochi severo. Un po' pignolo, severo, però dai, è andata bene e se lo sono meritato. Complimenti Rocca. Amici di Monolite Notizie, siamo in compagnia dei vincitori del 29esimo Palio della Pace di Cave. Siamo insieme alla capo contradaiola, giusto? Sì, Roncigina, nata a Cave 1941, il 13 maggio. Senta, una donna di Cave Doc che per la prima volta ha preso questo ruolo. Certo, sono stata sempre fortunata io quando penso una cosa. Mi riesce sempre bene, ho detto che stavolta si vinceva e l'abbiamo vinta. È contenta? Contentissima perché è mio nipote e l'altra nipote. Senti. L'altra nipote ancora sta più giù. Beh, pure io sono nipote, e tu sei acquisita ancora. Allora, qual è l'aspetto che più le dà soddisfazione di questa vittoria? Bellissima. Proprio bella, mi è stata tanta soddisfazione perché è tutta una comitiva fatta bene. È importante anche simbolicamente il fatto che lei magari non sia giovanissima e invece questa contrada... Sto mezzo ai giovani e mi fa piacere, mi ringiovanisco anch'io. Complimenti a tutti. Grazie. Volete fare un altro commento? No, siamo semplicemente felici che per la prima volta la contrada Rocca di Cave, composta per la maggior parte da tutti amici e giovani, ha vinto il palio storico di Cave. È una soddisfazione per tutti noi, veramente. Volevo fare ringraziamento io a Sandro Federici e a Dario e Scarozza perché comunque mi hanno insegnato con il tiro della balestra e oggi si è visto, insomma, loro
il loro aiuto nel comporre insomma questa attività che spero che duri a Cave, che è importante. Allora, con lui ci eravamo visti all'inizio della sfida, adesso addirittura lo vediamo con il drappo. Quali sono le tue emozioni? Sono contento, vorrei fare un ringraziamento a tutta Cave che ci ha ospitato oggi. Chi ha vinto? Romagna! Bravi! Amici di Monolite Notizie, siamo in compagnia di tutto il gruppo dei Trombolieri Senatore e siamo in compagnia del presidente Salvatore. Ci avete deliziato con uno spettacolo veramente incredibile. Grazie, è stato un onore per noi partecipare alla vostra manifestazione, a questa di Cave. Abbiamo raccolto subito l'invito da parte dell'associazione del Trattato di Pace 1557 perché era la prima volta che venivamo qui in questa splendida cittadina. Abbiamo offerto una performance solida che facciamo nelle rievocazioni, però facciamo anche tanto lasciate altro. Lasciate il segno, eh? Sì, penso proprio di sì. Ma quanti eravate? Eravate tantissimi. Oggi per l'occasione eravamo un gruppo ridotto, noi siamo un'associazione di 150 uomini, sì. Per oggi eravamo 65. Ci siamo accontentati. No, penso che andava bene per com'era l'anfiteatro. È stato bellissimo. Siamo soddisfatti perché il pubblico ci ha applauditi, è rimasta soddisfatta tutta l'organizzazione, il comune lo stesso nella figura dell'assessore, a noi questo fa piacere. Noi viviamo di emozioni, penso che abbiamo lasciato qualcosa qui a Cave e con l'augurio di tornare anche l'anno prossimo. Grazie mille. Grazie a voi. Complimenti a tutti, complimenti, grazie. Bravissimi. Grazie.